Charline di Monaco, il tailleur bianco da Euro e gaff sul campo di tennis. Charline di Monaco ha presenziato alla finale del torneo di Monte Carlo insieme a suo marito Alberto e ai gemelli Jack e Gabriella, che coi cuginetti hanno formato una mini banda di elegantissime birbe. Mentre la principessa ha sfoggiato un magnifico tailleur bianco con top in tulle, firmato Akers, per il quale ha speso 4.950 euro. Ma il completo griffatissimo non l'ha salvata dall'essere vittima di una gaffe del tennista russo Andrei Rublev. Charline di Monaco, vittima di una gaffe tornata da Firenze dopo una fuga romantica con Alberto, durante la quale si sono incrementate le indiscrezioni sulla sua presunta nuova gravidanza. Charline di Monaco è tornata accanto al marito per presenziare alla finale del torneo di Monte Carlo, dove ha trionfato il tennista Andrei Rublev, che ha fatto una figura imbarazzante durante il discorso della premiazione. Infatti ha scambiato Charline di Monaco per il presidente della Federazione Monegasca di Tennis, che invece è Melanie Antoinette De Massi, cugina di Alberto. Insomma, il tennista ha fatto confusione tra le due donne, complice indubbiamente l'emozione. Infatti durante la breve intervista rilasciata subito dopo la conquista del torneo, Rublev ha detto: "Ho le lacrime agli occhi. Non so cosa dire, ad essere onesto. Non lo so. Sono solo felice. Ho lottato troppo per vincere questi dannati 1000 tornei e finalmente ce l'ho fatta." In un primo momento si era vociferato che Charline e Melanie Antoinette si erano risentite della gaffe del tennista russo. Ma il pettegolezzo si è mostrato infondato. Al contrario, hanno riso di questo piccolo incidente. D'altro canto Rublev si è riscattato col suo discorso dopo la vittoria, ringraziando il principe e la principessa di Monaco per aver ospitato il torneo così prestigioso. Charline di Monaco, il tailleur di Akers da quasi 5.000 euro, data la fama di cui gode il Monte Carlo Masters 1000. Charline ha voluto dare il massimo di sé con un nuovo look, raffinato e minimal, ma decisamente caro. La moglie di Alberto si è affidata ancora al suo brand preferito, Akers, una maison svizzera di alta sartoria. La principessa ha indossato un tailleur pantalone, il completo ormai scelto da tutte le teste coronate, da Letizia di Spagna a Kate Middleton. Quando si tratta di eventi in cui non è richiesto necessariamente un abito, Charline ha scelto uno bianco con giacca monopetto che ha indossato allacciata per evitare i soliti pettegolezzi sulla gravidanza, e pantaloni a sigaretta. Sotto il blazer portava un top color latte, aderente e smanicato, con inserti in tulle trasparente con chiusura a zip sulla schiena. L'ensemble costa 4.950 euro. Completavano l'outfit un paio di occhiali da sole di Ferragamo, 350 dollari. La principessa ha optato per un rossetto rosso, perfettamente coordinato con la manicure. Gioielli ridotti al minimo, con degli orecchini di perle al lobo. Charline è apparsa sorridente ma stanca. Anche il viso è piuttosto sciupato e il sorriso a tratti forzato. È sempre rimasta accanto al marito. Anzi, ha voluto tenere la sua mano mentre si spostavano all'interno del campo. Esattamente come a Firenze, dove non ha mai lasciato il suo braccio. Più volte gli esperti del linguaggio del corpo hanno sottolineato il bisogno del contatto fisico di Charline. Un segno di insicurezza che si manifesta come richiesta di supporto, ma anche espressione di grande affetto. I figli di Charline di Monaco al torneo. A proposito di affetto, con Alberto e Charline erano presenti anche i figli Jack e Gabriella. A tenere compagnia ai gemelli c'erano i cuginetti, Regina e Aiva Grass. Figli di Sean Whitstock, fratello della principessa. Jack e Regina hanno look quasi identici, pantaloni chiari, giacca blu navy, camicia e mocassini. Invece le bimbe si differenziano nell'outfit ma non nei colori. Gabriella indossa un tubino blu con colletto bianco, mentre Aiva porta una camicia bianca e una gonnellina blu. Giante și pleacă, grăbește-te că trenul ăsta nu așteaptă. Dar eu știu deja că vreau cu totul altceva. Închide ochii, îți poți imagina că lumea e a ta și în plus poți să sari sus, sus, sus.